Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono, per la base, biscotti al cioccolato, burro morbido. Per la farcia, panna fresca, zucchero a velo, Nutella, mascarpone, cacao in polvere, fogli di colla di pesce ammollati e acqua. Per la decorazione, Nutella e granella di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Prima cosa iniziamo a preparare la panna. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo. Posizioniamo la farfalla. Versiamo la panna, che deve essere ben fredda di frigo e posizionata in freezer per almeno 45 minuti prima di iniziare la ricetta. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata. Trasferiamola in un contenitore e posizioniamola in frigo. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettiamo all'interno i biscotti. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 8. Aggiungiamo il burro morbido. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. La base per la cheesecake è pronta. Adesso la trasferiremo in uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e nel laterale abbiamo posizionato un foglio di acetato. Adesso andiamo a livellarla. Adesso la posizioneremo in frigo per una ventina di minuti circa. Adesso strizzeremo i fogli di colla di pesce e li andremo a sciogliere in un pentolino con la dose di acqua indicata. Mettiamo all'interno del boccale il mascarpone. Il cacao. La Nutella. Adesso chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Nel frattempo abbiamo ripreso la panna dal frigo, il composto è pronto, adesso lo trasferiremo nel contenitore insieme alla panna. Adesso con dei movimenti circolari dal basso verso l'alto andremo a incorporare la panna al composto di mascarpone, Nutella e cacao. A questo punto prendiamo il pentolino dove abbiamo sciolto la colla di pesce, la aggiungiamo al composto e continuiamo ad amalgamare.
Una volta amalgamato tutto, andiamo a riprendere dal frigorifero la base di biscotto e posizioniamo il composto sopra la base. Trasferiamo il composto e lo livelleremo per bene su tutta la superficie. Adesso posizioniamolo in frigo per 3-4 ore. Trascorse 4 ore, rimuoviamo la cheesecake dallo stampo e decoriamola a piacere con Nutella e granella di nocciole. Cheesecake alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.